Stufi di stare davanti al computer? Lo capisco. Ma il computer è uno strumento molto potente che ci consente di fare tantissime cose. Studiare, comunicare con persone molto distanti, cercare informazioni, esplorare il mondo attraverso video e immagini. Provate a pensare quante istruzioni e comandi diamo al computer in continuazione. Non ci avete mai pensato? Allora vi mostro come si fa a imparare a dialogare e a programmare un computer. Impariamo insieme a usare Scratch per creare delle cartoline virtuali animate. Digitiamo l'indirizzo di Scratch sulla barra degli indirizzi e ci comparirà questa videata. Entriamo con le credenziali che abbiamo creato precedentemente. Mio computer mi aiuta e me le ricorda. Ecco la schermata che appare una volta che siamo entrati. Per creare un nuovo progetto, clicchiamo sul tasto Crea. Attendiamo un attimo e ci apparirà una nuova schermata con tre diversi campi di lavoro. A sinistra ci sono i comandi, al centro c'è la zona dove possiamo impostare l'animazione e a destra c'è l'anteprima e alcune informazioni relative allo sfondo e al personaggio. Ricordati, avrai bisogno di uno sfondo, di un personaggio, in questo caso un animale, e di alcuni comandi per poter animare la cartolina. Prima di cominciare, bisogna pulire il campo di lavoro. Per fare questo, basta scratchare sulle icone a forma di cestino accanto, in questo caso, al personaggio. Ecco, adesso siamo pronti. Come prima cosa, scegliamo lo sfondo, andando a cliccare questa icona a forma di fotografia. Ci appare una lista di opzioni e noi andremo a cliccare la lentina, che ci consente di selezionare gli sfondi a disposizione dentro la piattaforma Scratch. Possiamo andare a, per esempio, a selezionare gli esterni. Ecco, ce ne sono diversi, alcuni rappresentano degli ambienti naturali. In questo caso io scelgo l'ambiente della fattoria. Ecco che lo sfondo si vede nell'anteprima. Allo stesso modo posso scegliere un personaggio. In questo caso vado a selezionare l'icona a forma di gatto, che è il simbolo di Scratch, e anche qui clicco la lentina. Seleziono la categoria animali e dovrò individuare un animale che possa star bene all'interno dello sfondo che io ho scelto. Quindi scorro un po', ecco, trovo la gallina ed ecco che la gallina è inserita all'interno dello sfondo. Cliccando e trascinando il personaggio io posso spostarlo all'interno dello sfondo e scegliere la posizione che più mi piace. Fate caso che sotto l'anteprima della cartolina, quando io sposto la gallina, cambiano anche i numeretti che si vedono in queste due posizioni. Sono delle coordinate, la X e la Y, orizzontale e verticale. Ci serviranno dopo quando creeremo l'animazione del soggetto, della gallina in questo caso. Posso cambiare le dimensioni della gallina. Se osservate, sotto ai parametri delle coordinate della posizione della gallina si trova un'altra casella che contiene la dimensione. È impostata in questo momento a 100, ma io posso variarla, per esempio, a 200. Vediamo cosa succede. Clicco invio. È diventata una gallina gigantesca. Eccola qua.
forse un po' troppo. Allora posso decidere di tornare alla misura di prima. Torniamo a impostarla a 100, ecco, così mi sembra un po' meglio. E la sposto qua. Molto bene, quindi abbiamo deciso lo sfondo, abbiamo individuato l'animale da collocarvi all'interno, non ci resta altro da fare che animare questo personaggio. Tutto chiaro? Bene, allora andiamo avanti al prossimo passaggio. Come vi ho detto prima, ci sono dei pulsanti, dei comandi che trovate a sinistra della schermata che ci consentono proprio di programmare, dare delle indicazioni all'animale per fargli compiere delle azioni. Quello che vi suggeriamo noi di fare è di spostare l'animale nello spazio. E adesso vediamo come fare. Intanto osserviamo i comandi. Sono divisi per colore. Vedete, se io scorro, i colori di questi comandi sono differenti. E allora abbiamo i comandi blu, che sono quelli per il movimento, i comandi indaco per l'aspetto, i comandi gialli per le situazioni e i comandi arancioni che sono per il controllo. Il primo comando che noi dobbiamo scegliere è un comando di situazione. È il primo comando che serve per far partire l'indicazione a Scratch. È questo qui. Basta cliccarlo e trascinarlo nella finestra centrale, quella bianca, ed è il comando: quando si clicca sulla bandierina verde succede qualcosa. È un po' l'avvio, lo start per l'animazione. È il primo comando che dobbiamo inserire. Successivamente possiamo scegliere invece un comando di movimento. In questo caso scegliamo questo pulsante: vai a X un valore, Y un altro valore. Sono proprio le coordinate che abbiamo osservato anche prima. In questo momento il valore di X e di Y è quello che vediamo anche segnato sotto l'anteprima, cioè la posizione che ha la gallina dove io l'ho messa. Posso modificare queste coordinate e vedere che cosa succede. Per esempio, la X potrebbe avere un valore pari a 100, mentre la Y un valore pari a 20. Basta cliccare all'interno delle caselle bianche per poter modificare i valori. Per visualizzare questa modifica, clicco sulla bandierina verde che compare sopra l'anteprima. Avete visto? La gallina si è spostata. Non è più dove l'avevo messa io. Questo perché gli abbiamo dato un comando. Proviamo a fare un altro tentativo. Diamo altre coordinate X e Y. Proviamo con X uguale a 20 e Y uguale a 100. Clicco di nuovo la bandierina verde. Eccola là, è salita in alto la gallina. Allora a questo punto io posso fare così: la sposto con il mouse, decido dove metterla, guardo qua sotto le coordinate del punto e le riporto qua. Quindi, per esempio, x61 y-46. Bene. Aggiungiamo un altro comando, questa volta un comando di tipo controllo. È il comando per sempre. Questo comando serve per ripetere un'azione infinite volte fino a quando io clicco stop. Anzi, a questo proposito, clicchiamo stop alla nostra animazione. Cosa vogliamo far accadere per sempre fino a quando non clicchiamo stop? Un comando relativo all'aspetto.
Quindi andiamo nei blocchi color indaco e scegliamo il blocco passa al costume seguente e lo andiamo a posizionare nella tasca vuota del comando per sempre. Clic, eccola lì. Proviamo a vedere che cosa succede, cosa sarà mai questo comando passa al costume seguente. Clicchiamo la bandierina. Ecco, la nostra gallina è impazzita. Cosa significa? Questo tipo di animale ha diversi aspetti, cioè può assumere diverse posizioni. Con il comando che io ho impostato, gli sto dicendo di cambiare aspetto continuamente. Sembra impazzita perché lo fa a una velocità elevata, quindi quasi non capisco cosa sta succedendo. Stoppiamo un attimo. Ecco. Ho bisogno quindi di un altro comando, un blocco di controllo che mi consenta di dare una pausa tra un costume e quello seguente. Quindi torniamo ai blocchi di controllo, che sono quelli arancioni, e prendiamo il primo, attendi secondi, e lo posizioniamo sotto al comando passa al costume seguente, sempre però all'interno del blocco per sempre. In questo caso, di default, in automatico, il comando propone di attendere un secondo tra un costume e l'altro. Proviamo a vedere se ci va bene. Clicchiamo la bandierina verde. Ecco, ora si capisce decisamente meglio il passaggio tra un costume e l'altro. Forse è un po' lento, però a me piacerebbe che fosse un pochino più veloce. Quindi stoppo l'animazione e vado a modificare la pausa tra un costume e l'altro. Quindi non un secondo, ma magari mezzo secondo. Quindi andrò a scrivere 0,5. Bandierina verde, vediamo cosa succede. Ecco, è un pochino più veloce. A me piace di più. E quindi decido di tenere così la gallina. Avete visto? Non è poi così difficile programmare ed è anche divertente. Scommetto che vi sono venute in mente moltissime idee per utilizzare Scratch. Bene, continuate a imparare creando la vostra cartolina animata e vedrete che imparerete il linguaggio della programmazione in modo facile e divertente. Ciao!